Il giorno dopo il DPCM, archiviata la tensione con i sindaci, i territori cominciano a reagire. A Bari chiuse tre zone della città per evitare gli assembramenti, quelli della Movida, ovviamente dopo aver sentito, così dice il sindaco De Caro, la ASL e i prefetti, e la regione Lombardia con il governatore Fontana è d'accordo con tutti i sindaci, chiede al governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, nessuno per le strade. Poi è archiviata anche la tensione all'interno della maggioranza sul MES. Il Premier Conte lancia un patto di legislatura e raccoglie il favore del segretario Dem Zingaretti. Tutto questo sulle prime pagine dei quotidiani, domani in edicola. Per commentarle con noi questa sera c'è il direttore di Economy Sergio Luciano. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Buonasera. E lo vedete, c'è Andrea Fioravanti dell'inchiesta. Buonasera e ben ritrovato anche a te. Allora, noi come di consueto, le prime pagine, quelle che ci sono arrivate fino a questo momento, andiamo a vedere le prime, poi le commentiamo insieme. Mattino di Puglia e Basilicata, una svolta dietro le stelle. Si pensa alla ripresa sulla manovra da 70 miliardi per il 2021, la verifica di governo dopo gli stati generali del Movimento 5 Stelle con un patto di legislatura. Il patto di legislatura, quello che ha proposto il Premier Conte, accolto con favore dal segretario Dem Zingaretti, per vedere se effettivamente queste misure messe in campo sono sufficienti. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Natale Labia, vi leggo solamente una frase: ormai la politica di accontentare tutti, complice l'escalation della crisi, sta mostrando sempre più i limiti di un capo di governo. Arriviamo all'argomento MES, che so che piace tanto a Sergio Luciano, perché sono 8 mesi che ne parliamo. Insomma, ieri sul MES Conte è stato abbastanza eloquente, oggi una piccola retromarcia. Insomma, è ancora sul piatto il MES? Quello che io volevo provare a sfogare in 30 secondi è il MES è debito pubblico a condizioni un po' migliori di quelle del mercato. Le condizioni ai quali oggi il mercato finanziario internazionale compra il nostro debito pubblico sono già drogate in positivo per noi, grazie al fatto che il grosso lo compra in realtà la Banca Centrale Europea. Quindi stiamo parlando di niente, perché noi siamo già dipendenti dagli acquisti di debito pubblico italiano garantiti dalla Banca Centrale Europea per coprire i soldi che quest'anno sono serviti e serviranno per la cassa integrazione e per gli altri grandi capitoli di spesa pubblica, sanità, stipendi e pensioni, abbiamo bisogno quest'anno di emettere circa 100 miliardi di debito pubblico in più di quello che prevedevamo di fare. Questi 100 miliardi in più quest'anno, 2020, senza MES, vengono in gran parte comprati dalla Banca d'Italia sul mandato della BCE, sull'autorizzazione della BCE. Quindi noi siamo già in mano al mercato del debito pubblico, un mercato protetto e drogato dall'Europa. Quindi non cambia, il tema è il MES è un nome che diamo a 36 miliardi invece di chiamarli BTP, ma è quella roba lì. Quindi questa battaglia di principio dei 5 Stelle contro il MES non ha semplicemente senso. Perché? Perché in realtà il MES presupporrebbe un piano di rientro sorvegliato ed esposto a vigilanza speciale, come se invece gli altri soldi che la BCE fa sborsare alla Banca d'Italia, cioè sborsa lei per assorbire i nostri titoli di Stato, non fossero anche quelli denominati a tutti gli effetti debito pubblico e quindi noi non ci stessimo indebitando. Non è normale, per la prima volta nella storia l'Europa a trazione tedesca permette a tutti gli stati membri di indebitarsi perché non ci sono alternative. Cerchiamo di fare i compiti a casa, di preparare i piani necessari per spendere bene questi soldi, i soldi del Next Generation EU, e saremo probabilmente, come dire, rispettati. Se continuiamo a fare questi balletti, e magari invece no. Quindi, messo o non messo, la sostanza è che noi dobbiamo essere in linea con quello che fatalmente l'Unione Europea chiede a tutti gli Stati membri per rientrare in 10 anni, 15 anni, quello che si definirà dal maggior debito che stiamo facendo. Quindi è veramente un equivoco questa roba del MES e vedo che rimane purtroppo, ma lo è.